ennesima partita con tanta sofferenza, però i tre punti. E noi quando andiamo in vantaggio poi smettiamo di giocare, purtroppo poi si paga, oggi magari non abbiamo pagato, però si rischia. Io dico che il primo tempo va abbastanza bene, abbiamo giocato di più, secondo tempo c'è troppa confusione sia avanti che a centrocampo. Allora, partiamo dall'inizio, ovvero dalle scelte. Una sorpresissima quella che ha fatto oggi. Praticamente ha cambiato tre quarti della difesa, il centrocampo, l'attacco, addirittura fuori Merola per Masala. Perché questo turnover così massiccio? La prima perché abbiamo giocato sabato, poi come ho detto dopo la partita non tutti stavano bene, poi abbiamo fatto solo domenica e lunedì 7 ore e mezzo di pullman non ci hanno aiutato a stare meglio di quelli che hanno giocato. Quindi ho dato possibilità agli altri, io l'ho detto dall'inizio, che possono giocare tutti in questa squadra e sono contento che molti hanno fatto bene. Zeman, nel finale la sensazione è anche che qualche uomo fosse davvero stanco in campo, viene da pensare ad Aloy, probabilmente senza gli infortuni di Pellacani e De Marco c'era probabilmente anche l'idea di cambiare un po' lì in mezzo alla fine per mettere forze fresche? E poi non ce l'avevo più, anche Franchini stava male, era da cambiare, ma non c'era più. Quindi gli infortuni hanno un po' penalizzato? Non stavano bene quelli che stavano in campo, o per le botte o perché si sono fatti male muscolarmente. Ci può dire cosa hanno fatto De Marco e Pellacani? Di De Marco non so, che è uscito perché ha chiesto cambio lui e Pellacani aveva problemi sul vecchio ginocchio. Speriamo che non si tratti naturalmente di nulla di grave. Una domanda da studio e dobbiamo salutare il tecnico Zeman, Fabio Massimo. La fa Fabio. Io mister volevo chiedere, fermo restando che non abbiamo fatto bene, la nota positiva secondo me da un paio di partite a questa parte è Plizzari che sta tornando sui suoi livelli e se lui è contento di averlo ritrovato come giocatore importante, quale era? Dice Ferraresi che da un paio di partite è tornato Plizzari sui livelli che conoscevamo, quanto è contento del portiere? Sì, ha fatto bene anche oggi, poi magari qualche errore c'è stato anche da parte sua, però ha fatto bene, ha parato quello che poteva parare, penso anche sul rigore era vicino, ha fatto quello che doveva fare. Faccio l'ultima, adesso ci sono 10 giorni abbondanti, anzi quasi 2 settimane di stop, si rigiocherà il 2 in posticipo con il Gubbio, 2 settimane per lavorare sulla continuità, Zeman, magari dopo essere andato in vantaggio. No, spero che prima li metto a posto fisicamente, nel senso che recuperano quello che, quei problemini che hanno e poi si lavora normale per cercare di giocare qualche cosa. Noi secondo tempo abbiamo giocato poco, abbiamo giocato solo ste palle lunghe che non servono, anche se anche oggi Cupone aveva palla gol.